telespettatori, una cordiale buonasera, ben ritrovati ad Universo Galoppo, puntata numero 9 della stagione autunnale. Tanti gli argomenti di cui tratteremo questa sera, non perdiamo tempo, andiamo subito a vedere le nostre rubriche. Questa è molto particolare: che fine ha fatto il favorito? Ci spostiamo sul campo di corsa di Kempton Park. Questa è una corsa molto particolare perché è di lunedì ed è una corsa da due partenti. Sono due i motivi per cui l'ho scelta. Primo, perché molte volte si parla dell'ippica inglese, dell'ippica francese come voglio dire punti di riferimento, ma molte volte anche in Inghilterra, ahimè, succedono queste cose, cioè corse con voglio dire un numero molto basso di partenti. Ora, due è veramente il minimo sindacale. Quando corre un cavallo, in Inghilterra lo fanno correre, si chiama walk over, una camminata da solo. Questo è il favorito, si chiama First Street, la quota era del meno del 20%, 17%, ha perso, può capitare, ha perso, pensate, da un cavallo che ha fatto la corsa perché è andato davanti, che si chiama Bourbali, che aveva corso in maniera clamorosa la volta prima una corsa da due partenti, quindi non so se l'allenatore le va a cercare oppure ci si trova. Comunque, anche questa era una prova per novizi sugli ostacoli alti. Sul Chase avete già visto le prime fence affrontate, con Bourbali appunto all'interno ed il grande favorito che insegue lento. Questo è l'aggettivo principale per l'allievo di Nicky Anderson, montato da Nico De Bonville, che veste anche una casacca importante perché è quella amaranto della famiglia Bamford, in questo caso per Alice e Lady Bamford, figlia e madre dell'impero delle scavatrici mondiali CCD, tutte quelle che vedete in giro per il mondo, ecco, sappiate che sono loro e hanno anche questa bella passione. Allora, First Street aveva corso bene, è stato operato tra l'altro alla gola, quindi la wind operation, correva con la wind operation per la seconda volta, è un cavallo che in carriera vince bene, vince abbastanza, era partito da Ed Walker, poi è andato subito da Nicky Anderson per saltare, la mamma è una Felida Chart, qua segue questo Bourbali che fa il suo, cioè va davanti e continua sul passo, era terminato terzo al rientro, sembrava onestamente che potesse ben figurare, però guardate la sua azione. Anche questa è particolare, a Kempton Park, anzi voglio fermarvela così ve la faccio vedere. Vedete, questa è la pista all weather, questa nera, questa fascia nera, e i cavalli, vieni in studio, i cavalli sono abituati nell'attraversare la pista, lo fanno anche in altri tracciati. A Musselburgh hanno portato sulla curva di sinistra, che molte volte era allagata, quindi hanno fatto tutta la curva di sinistra di Musselburgh con questo qua, con l'all weather. Vedete quindi come sono anche gli inglesi, sì, tradizionalisti, ma poi sono molto bravi anche a cambiarle in corsa le regole. Qui si è visto bene quello che vi raccontavo prima, cioè la lentezza con cui First Street ha saltato le fence. Ne ha sbagliata probabilmente una, questa qua, era la sesta sul percorso, quando siamo all'interno dei 2000 metri finali. Vi faccio vedere anche la parte conclusiva della corsa, quando siamo addirittura con First Street che ha montato, l'altro che prosegue sul suo passo, cavallo di origine francese, il vincitore montato da Brendan Powell per Joe Tizzard, e questa è la fence che finisce e che chiude la corsa, e questo è il nostro favorito First Street, che non ha onorato il pronostico, e quando affronterà la conclusiva, telecamere che vanno su Bourbali, vedete, rischia anche la caduta e termina a 25 lunghezze dal vincitore, per un cavallo ad una quota molto bassa, 1 contro 7 ha chiuso in Inghilterra. Era doveroso farvelo vedere. Vediamo la prossima rubrica. I buoni per la prossima sono: andiamo sull'ippodromo delle Capannelle, vi faccio vedere questa corsa qua, il Sette Colli, premio Sette Colli, che è l'handicap principale per i cavalli di 2 anni, che fa il pari con il Castello Sforzesco di Milano. Da questa corsa possono uscire dei buoni cavalli.
Dal mio punto di osservazione, dal nostro punto di osservazione, ne abbiamo parlato in rassegna stampa sul nostro canale proprio lunedì con il suo allenatore Riccardo Santini, il vincitore Toussaint può essere sicuramente un cavallo sopra la media, lo vedete già in testa, veste i colori del Dormello Olgiata, una T importante perché è la T che ci riporta dalle parti di Tisserand, dalle parti di Tissot, anzi non di Tisserand. Riccardo Santini nell'intervista a noi rilasciata ha detto che poteva avere due opzioni, una condizionata a Milano oppure appunto il Sette Colli qui a Capannelle. Il peso gli sembrava buono, hanno optato per il Sette Colli, viene sulla corsa a regia e guardate con quale stile vince, molto, molto facile, mai richiesto. Sul palo saranno 6 le lunghezze ufficiali per il figlio di Clot of Star, che è uno stallone del rooster di Sheikh Mohammed. Qui onestamente c'è poco da raccontare per come si è sviluppata la corsa con le nostre consuete grafiche, perché guardate qua, la considerazione che mi viene da fare è che un handicap principale come il Sette Colli, onestamente vedere queste distanze qua, che io in maniera così ho rappresentato graficamente, 6 lunghezze tra il primo e il secondo, 2 a metà dell'addirittura, sul palo c'è un muso tra questi due cavalli qua, ma magari vi faccio vedere proprio sul passaggio sul palo, ecco, fa pensare che il terreno non era propriamente nemmeno pesantissimo, voglio dire, anche un pochino asciugato, quindi una valutazione di handicapper che va rivista, metto il punto interrogativo, perché onestamente vincere così ma con questo margine netto poche volte si vedono. È già successo una volta a Pisa l'altra settimana in un nursery a San Rossore e a Milano nella giornata di sabato. E comunque non è il discorso dell'handicapper che voglio farvi vedere, ma il cavallo di Toussaint, che può essere veramente un classico buono per la prossima, ovviamente per il prossimo anno viene messo via, vedremo se allungherà la distanza o cosa, ma a noi è piaciuto veramente, veramente tanto. Prossima rubrica. Questa è la rubrica dedicata alla monta della settimana. E qui, come vi avevo anticipato la scorsa settimana, volevamo celebrare Ailey Turner, la prima jockey inglese a raggiungere il numero clamoroso di 1000 vittorie in carriera. Poi cosa è successo? È successo che domenica sul campo di corsa di Treviso il nostro amico Raffaele Romano ci ha deliziato con una super monta nel premio Duca Amedeo d'Aosta, eccolo qua le immagini. E poi nel parlare con Raffaele ci ha comunicato la sua intenzione, questa volta definitiva, di appendere la sella al chiodo, e quindi quella con Whitewood di fatto è stata l'ultima vittoria di Raffaele, almeno di clamorosi, direi, ripensamenti. Vediamo, ve lo faccio vedere immediatamente, eccolo qua, è questo Whitewood, i colori giallo e i colori giallo-nero sono quelli della famiglia Rosel, presente tra l'altro a Treviso, una bella giornata di corse, e questa è la così un po' la consacrazione per Raffaele, che sul campo di corse di Treviso ha iniziato, lui è iniziato a Novi Ligure la sua carriera, classici campi di provincia, quelli che hanno fatto e che servirebbero ancora dal mio punto di osservazione tanti giovani appassionati. Raffaele ha raggiunto probabilmente i risultati maggiori vincendo 3 volte il Gran Premio di Merano, Alto Adige, un ragazzo che è cresciuto veramente a pane e cavalli, tanto appassionato, e questa monta secondo me non sarà sicuramente la sua migliore o comunque quella che passerà la storia in una giornata di Treviso, ma dimostra quello che è sempre stato Raffaele, molto, è questo qua, sempre nel passaggio sul laghetto, quello che, cioè, un ragazzo molto intelligente, molto pulito in sella, attento anche a capire l'attitudine del cavallo che monta. Qui la corsa si è sviluppata direi in maniera abbastanza tranquilla, senza grandi sconvolgimenti, ecco, si sono, vedete, in fila indiana, lui sempre lì a ridosso dei primi, sa Raffaele che ha Treviso sul cross country interno, bisogna vincere sempre dalle prime, nelle prime posizioni, non dico in testa, ma comunque insomma
sempre lì. Vedete anche il passaggio, quello è un passaggio obbligato, quanto stringe sempre, gabbia di siepi affrontata pulita, una monta, ecco, alla tipica Raffaele. Batterà Santa Clara con Josef Bartos, quindi un altro top jockey del circuito. Il coraggio di Raffaele ancora nel lanciare il suo allievo, veramente, insomma, ecco, un ragazzo completo che meritava questo nostro inserimento. Poi probabilmente sul canale torneremo anche a parlare di Raffaele Romano in maniera più completa, che ovviamente non può bastare una piccola rubrica all'interno della nostra rubrica settimanale, quindi Raffaele si merita sicuramente un approfondimento. Continua ad essere attivo allenatore, coproprietario, guarda qua, va a fare il match in questo caso con Normandie, della Vega, che era appunto passato della Vega, che era passato con lui, poi calerà Normandie della Vega e Whitewood appunto allo steccato scapperà via da Santa Clara e Filo Fly sui 4750 metri del Premio Duca Amedeo d'Aosta. E qua vedete il saluto di Raffaele con il classico bacio alla tribuna. Raffaele, bravissimo in sella, questa era la monta della settimana. L'altra, e non posso esimermi perché ormai l'avevamo preparata, vi faccio andare a Chelmsford, quindi siamo a nord di Newmarket, Inghilterra. Illuminate Christmas Bowl è il nome della corsa, un handicap normale. Chelmsford è una pista un po' particolare, una storia lunga che vi evito. Perché ve la faccio vedere? Perché c'è stata la vittoria numero 1000 di questa ragazza qua, Ellie Turner, eccola qui, ragazza nata a Nottingham, ha iniziato a montare molto presto, la madre era una istruttrice di equitazione, ha fatto il Doncaster Racing College, ha vinto nel 2004 in parità con Salem Golam la classifica di apprendisti ed è stata la prima a vincere 100 corse, la prima giochetta a vincere 100 corse in Inghilterra, ha tra l'altro anche la prima giochetta a vincere una corsa di gruppo 1. Mancavano diverse, è un pochino, ecco, che ci girava intorno a questa millesima vittoria, un paio di piazzamenti sfortunati devo dire durante il corso della settimana, si era anche ritirata dopo un infortunio, se non mi ricordo male era il 2015-2016, lavorava anche come giornalista, come commentatrice per il canale At The Races. Nel 2008 appunto la vittoria numero 100, prima jockey ad avere questo risultato, ha montato anche per una scuderia italiana vincendo una listed race a Doncaster, la scuderia a 4 quinti Icelandic il cavallo in questione, e per montare l'ultima vittoria della sua serata, della sua carriera appunto qua, ha dato la classica monta alla Ellie Turner, lei, eccola qua, corsa tra l'altro anche con poca andatura, si è messa proprio ultima, il cavallo si chiama Tradesman, era anche favorito da una quota intorno sopra il 2, corsa sul doppio miglio, ultima sul percorso, però addirittura ve la faccio vedere, fa il classico slalom, qui magari andiamo un pochino avanti altrimenti siamo lunghi con il tempo, eccolo qua, giubba rosa verde del David Sincock, l'allenatore, proprietario arabo, cavalli che vanno a completare la piegata, si entra in dirittura, i primi sono già montati, lei si presenta on the bridle, fermato proprio, l'ho fermata proprio davanti al palo, eccolo qua, lei si presenta on the bridle, cioè nelle redini, in mano praticamente, questi sono tutti montati e guardate qua la freddezza, qui ve lo faccio andare a velocità normale, perché lei vorrebbe andare prima a prendersi questo varco, trova però un oppositore e quindi deve attendere ancora, questo in giubba giallo-rossa, vedi, lo fa sfilare, poi si presenta anche l'altro di Richard Fay che gli chiude un po' la strada, alla fine Tradesman che ha un 4 anni da Master Craftsman, tra l'altro anche un buon cavallo, questa categoria qui ne ha vinte 3 a fila con questa qua del 21 di novembre, in grande crescendo vince in mano e questa è stata la vittoria numero 1000 per Ellie Turner e anche lei si meritava la nostra copertina o comunque una parte della nostra, del nostro programma. Adesso la prossima rubrica.
L'angolo estero, già abbiamo visto qualcosa di estero con il grande favorito battuto al Canton Park in apertura e il Tarne, ve l'abbiamo appena raccontato, adesso vi faccio vedere il più forte cavallo del mondo. Ci torneremo perché la domanda social riguardava proprio le classifiche internazionali che sono state appena pubblicate a fine stagione. Japan Cup, andiamo a Tokyo, vogliamo nella mattinata, erano le 7.30 di mattina in Italia, per farvi vedere quello che noi è un po' che vi raccontiamo dallo scorso anno quando si era imposto in Dubai. Equinox, il giapponese Equinox, un figlio di Kitazan Black, mamma da Kingalo. 9 corse disputate, 7 vittorie e 2 piazzamenti. Ho letto qualche commento, secondo me anche irrispettoso, sul cavallo, perché molti hanno così fatto presente che il cavallo non è imbattuto. Non è imbattuto, è un no, mi viene da sorridere perché è vero, il cavallo non è imbattuto, lui ha perso 2 volte, ha perso il Suzuki Show gruppo 1 quando era alla seconda, terza corsa in carriera, e poi ha perso il derby giapponese, ma da quel maggio, era il 29 maggio del 2022, il cavallo si è letteralmente trasformato. L'avevamo già visto quando a Maiden lo scorso 25 marzo vinse lo Shima Classic in mano battendo Westover, Zagrey, Mostadaf, Shahira e compagnia danzante, cioè quello che all'epoca e che durante anche l'estate si è confermato essere tra il migliore dei cavalli europei. Westover è secondo con infortunio, tra l'altro, patito in corsa nell'Arca de Triomphe, quindi si sta parlando di uno dei migliori cavalli sicuramente europei, e lì quel giorno vinse a lunghezze. È evidente, ma non per non fare paragoni, che tanto nello sport secondo me è sempre molto complicato fare paragoni tra sportivi di epoche diverse, nei cavalli poi figuriamoci, però ecco quello che fa vedere Equinox non è tanto, è una potenza diversa. So che è molto complicato da spiegare. Qua, eccolo qua, lo vedete secondo sul percorso, terzo c'è il battistrada che scappa via. Beh, insomma, questa è una corsa che non dico ferma una nazione come a Melbourne, ma poco ci manca. C'è un tifo, una passione in Giappone clamorosa verso il nostro sport, quindi sono molto molto attesi. Ecco, questo siamo addirittura, mancano 500 metri, lui è praticamente terzo. Battistrada che scappa via, l'atto più atteso lo ha in schiena, e questo è il gap che deve recuperare, e lo fa praticamente anche lui, come dicevamo prima, per evitarne on the bridle, sulla redini in mano. Christophe Patrice Lemaire deve soltanto sollecitarlo adesso, quando salta via il rivale al suo interno e va a prendere lo stremato, a questo punto Battistrada, che ha esaurito lì il suo compito. Non so se andrà direttamente in razza, fatto sta che è un cavallo veramente eccezionale. Sì, è vero, ha perso il derby secondo, è vero che però a 4 anni è diventato una macchina da corsa incredibile. Fa tutto con una facilità devastante, ha un modello molto molto bello, un team dietro, e ha tanta passione, e apporterà ancora un numero più alto di appassionati giapponesi, già sono tanti, verso questo sport. Quindi meritava anche Equinox sicuramente un approfondimento, poi ne parleremo anche dopo guardando i rating. Adesso andiamo con l'altra rubrica. Lo sguardo al futuro, questa è una rubrica che a me piace molto. Vi abbiamo mostrato nelle precedenti puntate cavalli di 2 anni, cavalli con poca esperienza da seguire per il futuro. Questa volta andiamo ad un futuro remoto, lontanissimo. Per capire il futuro di un cavallo da corsa dobbiamo partire da qua, dobbiamo partire da questo pomeriggio storico, direi. A County Kildare in Irlanda, Aste Goffs passavano dei cavalli del draft, del dispersal, ahimè, della famiglia Niarchos, e tra queste due cavalli che hanno realizzato dei prezzi veramente eccezionali. Voglio partire da questa immagine con la grigia Alpha Centauri, che ha realizzato un prezzo di 6 milioni di euro, e la sua consanguinea, di cui parleremo più tardi, Alpine Star, anche lei a 6 milioni, entrambe acquistate da NV Magnier, quindi dal gruppo Coolmore.
il gruppo Coolmore, che ha acquistato anche altre due cavalle del draft di Narcos, Albigna, una figlia di Zufani, e Fridonia, ed That Which Is Not, 3.700.000 per Albigna, 3.300.000 per That Which Is Not. Questa è la più giovane, la Pin Star, eccezionale del 2017, una cavalla quindi giovane, era in fall di Frankel, quindi gravida di Frankel. Ma perché vi faccio vedere questo filmato? Perché il futuro parte dal nostro passato, parte dall'acquistare, e un gruppo come Coolmore non ha certo bisogno di acquistare fattrici, ne hanno in abbondanza, ma si rinnovano sempre, entrano sempre sul mercato, ed è importante. Questa che abbiamo visto ora, la Saura, bellissima tra l'altro, vinse nel 2020, era una delle mie preferite in assoluto, le Coronation, altra corsa basilare nella vita di un puro sangue, in questo caso di una femmina, ed è stata anche tra l'altro una delle ultime affermazioni classiche della famiglia Narcos, che ha segnato un'epoca vera da metà degli anni 60, forse quando c'era un'altra ippica, quando era l'ippica un pochino come il calcio, dove erano i proprietari persone fisiche, in questo caso Narcos, una famiglia di armatori della Grecia. Questa è Albigna, vincitrice appunto delle Coronation, ve la faccio vedere, la corsa di 3 anni fa, quindi sono anche abbastanza recente. Alpine Star, la figlia di Seed & Moon appunto, ed Alfa Lupi, quel pomeriggio batté bene, tra l'altro vinse con 4 lunghezze di vantaggio la monta era di Frankie Sharing. Seconda poi di Fancy Blue nel Prix de Diane in Francia, ha chiuso la sua carriera con il non piazzamento nella corsa che è più iconica per i Narcos, vale a dire il Jacques Le Marois a Deauville, dove appunto rientrava e terminò non piazzato dietro il Palaspierre, che adesso ha i primi prodotti alle aste, molto molto richiesto. Ecco, quindi il nostro sguardo al futuro è partito dal passato, ma è importante perché vedere un gruppo come il Coolmore, che è entrato a gamba tesa ed ha preso i migliori pezzi sul mercato di Govs, di Narcos, è sicuramente un fattore importante. Quindi 4 lotti importanti sono andati alla Coolmore, tra l'altro Govs che ha realizzato un record di vendite per questo tipo di mercato. Quindi uno sguardo al futuro deve per forza di cose partire dal passato, in questo caso molto recente. Vediamo ancora l'ultima rubrica. Allora, domanda social, eccola qua. Chi è attualmente il cavallo al mondo con il ranking più alto? Quindi il rating più alto, vi dicevo, ancora non sono ufficiali, ci saranno quelli della Longines, che in genere escono sempre nella settimana prima di Natale, in quel periodo lì, però li abbiamo, diciamo, ufficiosi. Eccolo qua, Longines World's Best Race Horse Rankings. 129 per Equinox, 128 per Ace Impact, 128 Mostadaf, Big Rock molto alto 127, Ukum 127, Westover 126. Allora, da questa classifica si evince che l'Europa è ancora forte nella valutazione degli handicap mondiali, perché ha il vincitore di Arc de Triomphe molto alto al secondo posto, come vedete. Altri vincitori classici europei, Mostadaf e Big Rock, sono appunto presenti all'interno dei primi 3-4 cavalli. Westover lì vicino, pluripiazzato quest'anno, Paddington, Auguste Rodin, quest'ultimo secondo me tenuto un filino basso nella valutazione. Equinox al top, ma è un pochino vicino ad Ace Impact. Ace Impact ha evitato, ma giustamente, il confronto contro il campione giapponese in casa giapponese. Equinox ha evitato il confronto con gli europei in casa europea, quindi si sono così visti da lontano. Siete d'accordo con questa lista? Molto vicini quindi Equinox ed Ace Impact. Secondo me Equinox è onestamente un pochino più alto, e anche Auguste Rodin è un pochino più vicino ad Ace Impact
Ukum e compagnia danzante, ovviamente nelle diverse tipologie di distanza, ecco, quindi questo è evidente, però questo è un rating globale che ci fa vedere come per l'ennesima volta un cavallo giapponese è in cima alla nostra classifica. Con questa grafica termina qua la nostra puntata, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Grazie.